Io saluto voi giovani con entusiasmo. Voi siete il futuro della storia. Io so come sarà il domani. Sarà quello che siete voi oggi. Voi vivete in un momento in cui il mondo è sbandato. Crede di poter trovare la salvezza nella forza, nell'uso delle armi, nella ricchezza, nel denaro. Non è vero. Il mondo può essere salvato soltanto da un amore infinito. Voi siete veramente la speranza di coloro che attendono la salvezza. Il servizio civile è un'opportunità. È un'opportunità per uscire dai propri confini. È un'opportunità per metterci la faccia. È un'opportunità per, diciamo sempre, difendere la patria in modo non armato e non violento. Questo significa mettersi al fianco delle persone, condividere con loro, andare con loro alla radice delle cause dell'ingiustizia che li rende vittima e poi raccontare questa scoperta, la scoperta che è stare con queste persone tutti i giorni. Questo si può fare dove siete voi, si può fare in tutta Italia, si può fare all'estero, si può fare come corpi civili di pace all'interno di situazioni di conflitto. Avete scoperto che le situazioni di conflitto non si possono trasformare positivamente se non con la non violenza. Se pensate bene ai conflitti che voi avete vissuto e che siete riusciti a trasformare positivamente, non ce n'è nessuno che avete trasformato con la violenza, con l'aggressività. E questo è il grande messaggio e la grande scoperta del servizio civile, in cui ciascuno di voi, se vuole essere, può essere la parte attiva, il protagonista di un cambiamento che è sempre possibile solo se parte da ciascuno di noi. Ciao a tutti. Cambiamento. Fare la differenza. Dare il cuore. Crescita. Esperienza. Scambio. Scoperta. Abbattere le barriere. Oltre il limite. Condivisione. Famiglia. Casa. Mettersi in gioco. Volersi bene. Scoprire. Vita. Le chiavi che ti cambiano. Pace. Cittadinanza attiva. Non violenza. Ciao, sono Roberta, sono una volontaria del servizio civile presso la comunità Papa Giovanni XXIII. Ho deciso di fare questa esperienza semplicemente perché ho iniziato a lavorare con i ragazzi, ma mai in prima persona mi sono scommessa. Come diceva Don Oreste, per predicare basta un insieme di parole messe in memoria, ma per comunicare bisogna vivere in prima persona. E io credo che l'altro, come dire, più che confronto sia una comunione di risorse. Inizialmente pensavo che fare il servizio civile fosse prettamente sul versante del dare. Invece mi rendo conto a distanza di 7 mesi, quasi 8, che ricevo più di quanto do. Ciao, io mi chiamo Serena, sono una volontaria del servizio civile. Ho scelto di fare il servizio civile perché noi giovani sentiamo tanto parlare di impegno e di cambiamento. C'è sempre tanta voglia di cambiare, però non si fa mai molto. E per me è stata un'occasione per mettermi in campo e pensare davvero di riuscire a fare un cambiamento, quantomeno di partecipare e fare la differenza all'interno di qualcosa di più grande di noi. Questa esperienza ti regala proprio la voglia di dire la tua e quando ci sono le persone giuste che ti spronano e scopri che quello che hai da dire in effetti ha un valore per qualcuno e quindi a me ha aiutato tanto per questo, per crescere e per trovare anche il mio posto e capire cosa voglio io e in cosa voglio fare la differenza.
sono Andrea. Io sono Giuseppe. Entrambi facciamo servizio civile presso la cooperativa Rolla Formichina. È difficile dire qualcosa, perché le emozioni che si susseguono giorno dopo giorno sono indescrivibili. Lavorare con Simone, lavorare con Salvo, ti cambia un po' la vita. La cosa più bella è anche soprattutto con via via che i giorni passano, ci si affeziona sempre di più ai ragazzi che sono lì, ed è bello ricevere anche il loro affetto. E noi diamo il nostro, quindi come noi aiutiamo loro, anche loro aiutano noi. Ciao a tutti, sono Stefania e ho svolto il mio anno di servizio civile presso la comunità Papa Giovanni XXIII nel 2011. Mi chiamo Gabriella e ho svolto il servizio civile presso una casa famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII. Io ho fatto il servizio civile ormai più di 2 anni fa. E la prima parola che mi viene in mente per descrivere la mia esperienza è casa. È un'esperienza che mi ha dato la possibilità di conoscere delle persone veramente speciali che tutt'oggi posso considerare come una seconda famiglia. Ho deciso di vivere questa esperienza spinta dalla curiosità di conoscere una realtà per me nuova e dalla voglia di mettermi in gioco. Ho vissuto fin da subito tutte le gioie, i piccoli momenti insieme e mi hanno fatto sentire parte di quella loro bellissima famiglia. Lo consiglio a tutti perché è un'esperienza intensa che ti permette di venire a contatto con delle realtà che purtroppo al giorno d'oggi sono spesso trascurate o addirittura ignorate. Questa esperienza mi ha insegnato che ognuno nel suo piccolo può sempre aiutare gli altri. Mi ha insegnato ad apprezzare ciò che spesso si dà per scontato e soprattutto a cogliere il valore di ogni persona al di là delle differenze, senza lasciarsi condizionare dai pregiudizi e dalle apparenze. Per me il servizio civile è stato questo, è stato capire il significato della parola famiglia, della parola casa e della parola amore. Allora che fate? Unitevi a noi! Vi aspettiamo! Il servizio civile!